Benvenuti nella sesta parte della mia guida War Thunder. Trovate tutti gli episodi nella playlist che vi lascio qua sotto. In questo video si parlerà di equipaggi, in particolare degli equipaggi di carri e aerei. Iniziamo dalla base. Come si guadagnano punti esperienza dell'equipaggio? In pratica vi basterà giocare con l'equipaggio che volete aumentare di livello, come se fossero dei normali punti di ricerca. I punti esperienza vengono condivisi sullo stesso slot equipaggio. Infatti, ogni slot equipaggio sarà diviso in aerei, unità terrestri e unità navali. Questo significa, ad esempio, che potete farmare con un aereo i punti equipaggio per poi distribuirli nella sezione unità terrestri. Comodissimo se avete delle unità premium o unità con talismani. Ma andiamo a vedere nel dettaglio quali skill livellare prima. Partiamo dalle unità terrestri. Questa è divisa in piloti, artigliere, comandante, servente, radiofonista artigliere e logistica. Consiglio subito di livellare la skill puntamento dell'artigliere. Infatti, questa skill permette di muovere contemporaneamente in verticale e orizzontale il cannone. Un artigliere con questa skill al minimo prima muoverà orizzontalmente il cannone e poi aggiusterà verticalmente. Questa skill è fondamentale per il combattimento, infatti vi permetterà di reagire più velocemente. La seconda skill in ordine di importanza è guida del pilota. Questa permette di migliorare le prestazioni del carro, sia in accelerazione che in frenata. Infatti il pilota sarà più veloce a cambiare marcia e a frenare. Fondamentale per ovvi motivi, dato che potrete sfruttare al 100% la mobilità del vostro veicolo. La terza skill da livellare è ricarica del servente. Questa è più intuitiva, infatti permetterà al servente di ricaricare in meno tempo. Se invece il vostro carro è dotato di caricatore automatico, non importa quanto sarà alta questa skill, la velocità rimarrà la stessa. La quarta e ultima skill in ordine di importanza è comando del comandante. Questa aumenterà, se livellata al massimo, del 10% tutte le abilità degli altri membri dell'equipaggio. Comodo, no? Una volta che avete livellato queste 4 skill, vi consiglio di portare al massimo tutte le abilità del pilota e dell'artigliere. Infatti, dovete considerare sempre che per far funzionare il carro, tranne in rari casi, servono 2 membri dell'equipaggio al minimo, e questi membri sono proprio l'artigliere e il pilota. Dopo aver portato al massimo pilota e artigliere, potete distribuire a piacimento gli altri punti a tutti gli altri membri dell'equipaggio, con una particolare attenzione alla vitalità, alla sostituzione e alla vista acuta. Quest'ultima è fondamentale perché vi permetterà di vedere prima i nemici senza binocolo. La logistica nell'equipaggio del carro serve solamente se riparate i vostri mezzi nell'hangar, disattivando le riparazioni automatiche. Passiamo all'equipaggio degli aerei. Questo è diviso in pilota, armamento difensivo e logistica. Se il vostro aereo non ha mitraglieri, lasciate perdere armamento difensivo e livellate solo pilota e logistica. Se invece li possiede, dovete livellare tutti e tre. A prescindere dalle caratteristiche dell'aereo e della sua categoria, vi consiglio di livellare per prime 4 skill fondamentali. La più importante è tolleranza G. In pratica, il vostro pilota potrà resistere a virate più strette e ad alta velocità, ovvero con più G, senza svenire. La seconda skill da livellare in ordine di importanza è resistenza. Questa consente al pilota di eseguire manovre ad alti G per più tempo, mentre la terza e la quarta skill si equivalgono, ovvero vista acuta e vitalità. Vista acuta permette di vedere gli aerei nemici prima. Letteralmente l'aereo nemico verrà reindirizzato molto prima, anche se non è stato individuato. Mentre vitalità è abbastanza intuitiva, serve per aumentare i punti vita del vostro pilota. La logistica nell'equipaggio dell'aereo diventa fondamentale. Infatti, livellando velocità di ricarica, ci metterete meno tempo a mettere in sesto il vostro aereo quando atterrate in un aeroporto. Invece, manutenzione armi aumenta la precisione delle armi secondarie, bombe, razzi, siluri, e riduce la velocità di surriscaldamento delle armi primarie. Non ho ancora parlato delle qualifiche. Potete trovarle sia nell'equipaggio degli aerei, sia in quello dei mezzi terrestri. Le qualifiche servono a incrementare ancora di più le skill della qualifica base. Infatti, quando mettete in servizio un'unità, state acquistando la qualifica base. Questa vi permette di livellare 5 slot per ogni skill. Ma esistono altri 2 gradi di qualifiche, ovvero la qualifica esperto e la qualifica asso. La qualifica esperto si acquista con leoni d'argento e incrementa automaticamente, senza livellare, di 3 slot la qualifica base. Questa diventa fondamentale soprattutto con gli aerei a getto, dato che le manovre saranno sempre ad alta velocità e dunque ad altissimi G. La qualifica esperto, inoltre, vi permette di sbloccare anche la qualifica asso. Infatti potrete ricercarla gratuitamente, semplicemente giocando con l'equipaggio in cui avete la qualifica esperto. Potete controllare i progressi nella sezione qualifiche. Parlando proprio della qualifica asso, questa vi permette di sfruttare al 100% l'unità che state usando, dato che aggiunge altri 2 slot per ogni skill. In totale, ogni skill con la qualifica base, con la qualifica esperto e con la qualifica asso avrà 10 slot. La qualifica asso si può acquistare solo con aquile d'oro o, come ho detto prima, ricercandola. Spero che questa breve guida vi possa essere utile e, come sempre, ci becchiamo al prossimo video.